Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Mary ed oggi per la rubrica Piante andremo a parlare del Pothos neon. Il Pothos neon o Epipremnum pinnatum, che sti nomi sono tutti scioglilingua, è il Pothos più vibrante che c'è per dar vita alle nostre case. La sua cura è semplice come i potos in generale. Ci sono però alcune cose da sapere. Ma prima, se non vuoi perderti nessun contenuto, seguimi su Instagram. Mi trovi come Mary Racconta. Se volete una pianta per illuminare e colorare letteralmente i vostri spazi, che siano abitazioni o uffici, il Pothos Neon è la pianta adatta per voi. Purificatore d'aria vivente, in grado di ridurre le tossine nelle nostre abitazioni, è un'ottima pianta per depurare l'aria. È una pianta robusta che fa parte della famiglia delle aracee. Non ve ne ho mai parlato in effetti delle aracee. Ed è una pianta sempreverde proveniente dall'Asia sudorientale. Tendono a sviluppare sul fusto delle radici aeree per prendere umidità ambientale e sostanze nutritive da questa e per aiutarli nell'arrampicata in natura su piante che le ospitano. Ovviamente nelle nostre abitazioni il Pothos neon, come tutte le piante rampicanti, si arrampicano appunto se gli forniamo un tutore. Se vi interessa un video sui tutori, ne ho realizzato uno molto semplice dove parlo di tre tipologie di tutori in base alla pianta che volete e in base alla vostra necessità, che vi lascio da qualche parte in questo video. Possiamo lasciarli, come vedete ovviamente, appesi nelle nostre abitazioni con dei vasi appunto o dei cesti in aria, perché l'effetto scenico è bellissimo, sia per il colore sia per il portamento della pianta. Le foglie sono a forma di cuore, di un colore verde lime o verde fluo lucide. I fiori sono piccolissimi ed è davvero rara la fioritura in casa. Se vi capita di vedere punte secche sulle foglie, è data sempre da problematiche di aria troppo secca. È necessario spolverare le foglie di questa pianta, come comunque tutte le piante in generale, aiutandoci con un panno umido. Io in genere uso un panno in microfibra. A volte quando devo annaffiare le piante e sono sicura che il terriccio è totalmente asciutto, le metto in doccia così posso anche lavare le foglie annaffiandole. Vi assicuro che il bagnetto a loro non dispiace. La frequenza con cui annaffiamo le nostre piante in generale è molto soggettiva, dipende da quanto è calda la vostra casa, dalle dimensioni del vaso, dal tipo di vaso, dal tipo di terriccio e anche dal tipo di pianta. Io preferisco sempre che il terreno sia totalmente asciutto piuttosto che rischiare di bagnare un terriccio che è già umido, proprio perché i pothos sono alcune di quelle piante soggette a marciume radicale, quindi bisogna stare molto attenti con le bagnature. Vi lascio nell'info box il link affiliato per lui, che ci serve a capire quanto il terriccio è asciutto o è bagnato. Così, qualora aveste dei problemi o non siete sicuri se annaffiare o meno, è un ottimo alleato. Nei mesi più freddi vanno ridotte le annaffiature. Quando sbagliamo l'irrigazione o c'è qualche problema, anche se il Pothos neon ha queste foglie che tendono un po' ad avere del giallo all'interno, comunque riuscite a capire se avete sbagliato qualcosa con l'irrigazione. È una pianta che ha bisogno anche di umidità ambientale, quindi se la tenete poggiata in vaso, potete mettere nel sottovaso argilla espansa con un filo d'acqua che evaporando favorirà l'umidità ambientale. È il Pothos che in assoluto ha bisogno di più luce rispetto agli altri, ma mai luce diretta, soprattutto nelle ore più calde. Si brucierebbe molto facilmente. Se le foglie del vostro Pothos neon stanno diventando verdi e sono più piccole, è perché riceve poca luce. Le temperature per questa pianta sono temperature che vanno dai 16-17 gradi in su, sotto può andare in sofferenza, sostiene molto bene invece le alte temperature. È una pianta che deve essere tenuta lontana dalle correnti d'aria, lo stesso vale con l'aria condizionata e con i termosifoni o l'aria calda. Il terriccio che creo io per questa pianta è a base di terriccio universale, fibra di cocco, argilla espansa, bark, perlite.
Vi lascio un video qui sopra dove vi faccio vedere un tipo di terriccio che realizzo qualora vi venisse il dubbio. Concimo la maggior parte delle piante dalla primavera fino al primo autunno. Sto usando come concime il Bio Beats di Bio Grow. L'ho ripreso a usare da pochissimo anche su questa pianta. Mi sto trovando molto bene, vi lascio il link in descrizione se vi può piacere. Ed è un concime che io amo particolarmente perché è naturale e noto proprio che alle piante piace. Come ogni concimazione di piante verdi, il concime da usare deve essere a base di azoto in quantità maggiori, fosforo e potassio, che sono i macro elementi alla base di un concime, ma la pianta ha anche bisogno di micro elementi come il magnesio, il rame, il ferro, eccetera, in quantità minori, ma ne ha comunque bisogno. Come tutte le piante d'appartamento, i periodi primaverili ed estivi sono i periodi migliori per il rinvaso. Se noto che la pianta comunque ha bisogno di un terriccio diverso perché l'ho acquistata in inverno e quindi magari è venuta nella torba e la pianta sta così, o qualsiasi altro problema, sicuramente io, nonostante inverno, cambierò il terriccio. Però se la pianta sta bene e sta crescendo, possiamo potare i nostri potos, neon in questo caso, per mantenerli nella forma che vogliamo. Nel mio caso, mantenerlo a cespuglietto. Cespuglietto poi, vabbè. Questa pianta era la pianta madre dalla quale ho creato un'altra piccola pianta e una mini piantina. Questo perché dovevo cimarla e facendo questo permetto anche alla pianta madre di generare delle nuove crescite. La propagazione di questa pianta è molto semplice e molto veloce. La cosa importante è che quando tagliate l'apice della pianta, il coltello o la forbice deve essere affilata e pulita. Potete tagliare una talea lasciando un nodo e immergerla in acqua, o potete anche metterla direttamente nella terra, come ho fatto nel caso di questa. Infatti sta soffrendo un pochino, sì per l'acqua, ma anche perché sta cercando di sviluppare le radici direttamente nella terra. Sicuramente la propagazione in acqua è quella con maggiore successo, ma anche in semi-idroponica. Io, se posso dirvi, preferisco sempre la semi-idroponica nel caso di talee di questo tipo, perché la pianta svilupperà delle radici cercando di farle passare attraverso gli inerti, quindi saranno molto più forti di radici sviluppate in acqua. I potos neon, come la maggior parte delle piante che fanno parte della famiglia delle aracee, sono velenose per gli animali perché contengono in genere ossalato di calcio, quindi mi raccomando, fate attenzione che i vostri animali non le mangino. Vi invito a lasciarmi un like e a mettere un commento se questo video vi è piaciuto. Vi auguro buona vita con il vostro potos neon.